Leandro, domenica scorsa l'esordio con la maglia azzurra, oggi è arrivato addirittura al gol, un gran gol, un bellissimo tiro da fuori, anche un pizzico di fortuna perché è passato sotto tante gambe, però hai fatto un gol meraviglioso. Sì, come dici tu, un po' di fortuna hai perché ha passato da tanti giocatori, no? Quindi sono contento perché è entrato, perché la squadra ha vinto, che è lo più importante, no? Però sei andato veramente con grande convinzione su quella palla, cioè la volevi mettere lì, volevi questo gol. Volevo mettere là, poi se entrava o no era un altro discorso, però per fortuna è entrato. Al di là del gol, un'altra bella prestazione, sei entrato bene. Ormai sembra che tu sia da quest'estate con la squadra, nei meccanismi ti trovi veramente molto bene. Sto lavorando bene, no? Sto lavorando perché, come ho detto un paio di giorni fa, è molto diverso il gioco che avevo io a Roma a quello che facciamo qua. Per fortuna mi trovo bene e spero di trovarmi ancora meglio. Senti, il primo tempo lo hai visto dalla panchina, il secondo lo hai giocato, era una vittoria che meritavamo, cioè non segnare quel gol nel finale sarebbe stata un'altra ingiustizia. Sicuramente, ma loro erano molto forti, molto cattivi, era difficile giocare, Sapo purtroppo non ho potuto fare il meglio del suo, ma alla fine ha dato un passaggio veramente importante per noi. Poi tu e Saponara oggi molto preziosi, li avete fatti impazzire a far tirare tanti cartellini gialli fuori all'arbitro. Per fortuna abbiamo vinto, che è più importante, poi quello sono situazioni della partita, no? Fisicamente stai molto bene, si vede. Sì, sto bene, spero di trovarmi ancora meglio. È un messaggio questo anche insomma, per chi seleziona in Argentina, perché insomma, credo che uno dei tuoi obiettivi, se molto giovane, possa anche essere la maglia della tua nazionale. Sì, come hai detto, sono giovane e spero di fare il meglio qua per dopo avere un'opportunità, no? Adesso la prima vittoria in casa. Sì, speriamo. Della serie, Massimo, non mollare mai, 92esimo, la palla buona, una palla comunque difficile, hai dovuto fare una bella girata e il gol che ci ha mandato in visibilio. No, ma siamo molto contento perché penso di aver fatto magari una delle mie peggio partite quando sono a Empoli. Ho sbagliato tanto questa partita e mi dispiaceva, e poi è arrivata questo gol alla fine che mi ha veramente riempito di gioia per questo gruppo che meritava, perché abbiamo secondo me fatto un primo tempo dove abbiamo sofferto parecchio, siamo cresciuti molto nel secondo, abbiamo giocato, abbiamo creato, non ci siamo disuniti, e questo è quello che dobbiamo fare, con volere la vittoria a tutti i costi, e ce l'abbiamo fatta alla fine. Fammi tornare un attimo al 92esimo, arriva questa palla di Saponara, tu la stoppi e l'uomo addosso, cosa ti passa per la testa? A nulla, ho visto che arrivava l'uomo, ho cercato di proteggere palla e poi di... Sapevo che dove era la porta e ho calciato, poi l'ho presa veramente bene e ho sentito un silenzio, totale, e ho detto ci risiamo, dopo non avermi dato mezzo rigore, non ho dato un gol regolare, ho detto mi fischi anche pure fallo, invece poi... Ho visto il guardalino che correva verso il centrocampo. Il guardalino che correva e ho realizzato che me l'aveva dato buono. Ecco, tu hai raccontato questi due episodi perché rischiava di essere una partita dei rimpianti per te, quel mezzo rigore, magari ce lo racconterai, e forse c'era, forse non c'era il gol, però sembrava regolare quello che ti hanno annullato. Ah, sul gol non lo so perché dovete Pilis in terra che ti teneva in gioco forse. Sul gol, gol non l'ho visto. Sul rigore posso dire che mi è arrivata questa palla che con un giro strano nello stoppare mi si è allungata un po', ho scartato il portiere e poi ho sentito il contatto col piede, l'ho sentito, poi non so se da giudicare il rigore o meno, io il contatto col piede l'ho sentito al 100%. Senti, al di là degli episodi, comunque un altro grande Empoli. Un altro grande Empoli in una ripresa, perché abbiamo veramente anche dal campo sofferto molto il primo tempo, loro ci venivano a pressare da tutte le parti, anche se hanno creato poco, però hanno preso un po' il dominio del gioco. E nel secondo tempo è uscito il grande gruppo che questa squadra, quello di rimanere uniti, di non lasciarsi andare, di giocare la nostra partita, e abbiamo macinato minuto dopo minuto. Cercando di creare occasioni, prima del mio gol, dopo l'1-1 c'è stato il 2-1 mio irregolare, una grande parata di Riccardo su un grande tiro di Leo, quindi abbiamo sicuramente, secondo me, creato più di loro.
Senti, per chiudere, il dispiacere della serata è che questa vittoria non sia stata condivisa qua al Friuli dai tifosi azzurri che non c'erano. La dedichiamo a loro ovviamente. Certo, sono riuscito a intravederne qualcuno in tribuna che ho salutato, però tanti non sono potuti venire, mi dispiace che fino alla fine so che in tanti ci hanno provato e non ci sono riusciti, quindi avranno esultato tanto sui divani e speriamo che non abbiano rotto niente. Esordio in Serie A per Ronaldo, un esordio veramente con i fiocchi, perché sei entrato nel secondo tempo e hai dato un qualcosa in più a questa squadra. Se ti ricordi, io a Pisa, dopo l'amichevole, ti avevo un pochino tirato le orecchie. Questo è il vero Ronaldo, questo è quello che ci piace, e se questo è il vero Ronaldo ci divertiamo quest'anno. No, ti correggo perché avevo già esordito. Hai ragione. Parte di scherzi, oggi è stata una partita importante dove la squadra è stata brava di credere fino alla fine. E secondo me abbiamo preso 3 punti meritati. Senti, ho visto un Udinese molto cattiva in campo, non era facile giocare contro questa squadra che non ha fatto vedere grande qualità e cercava appunto di supplire con un gioco un po' sporco. No, si è visto che è una squadra tosta, una squadra fisica, infatti mi sa che hanno preso tanti cartellini gialli, alla fine anche un rosso e niente, noi abbiamo cercato di fare la partita dal primo tempo. E poi quando loro sono andati in inferiorità numerica abbiamo approfittato, anche se il campo non ci ha aiutato tanto, che era un po' brutto. Però raccontami un po' del campo, perché vedevamo anche dalla tribuna che insomma c'erano delle difficoltà. No, il campo un po' bruttino, si alzava tutte le zole, però siamo riusciti, siamo stati bravi e abbiamo preso 3 punti importantissimi. Senti, tu la sensazione di aver fatto una bella partita ce l'hai avuta? No, sì, comunque uno quando fa bene o fa male si rende conto, no? Penso che il giocatore è prima a sapere se fa bene o fa male. Penso che non solo io, ma anche gli altri che sono entrati con il piglio giusto e hanno dato una mano alla squadra. Quest'estate hai pagato un po' i postumi del lungo infortunio di Vercelli. Mi sembra che la condizione adesso stia tornando quella ottimale, però raccontami tu quella che è realmente, insomma, in questo momento. No, innanzitutto penso che il ritiro pensavo di stare meglio, però poi alla fine del ritiro ero in difficoltà. E infatti penso che hanno visto e giustamente ha giocato altri giocatori, hanno fatto bene e poi niente, io ho aspettato il mio momento, aspetterò il mio momento e piano piano però sto sempre meglio e questo è l'importante. Diceva ieri mister Giampaolo che in quella posizione lui ha 3 grandi giocatori, Diusse, Ronaldo e Maiello, è una bella concorrenza anche tra di voi, questo credo sia fonte di stimolo. Sì, quello sicuramente, siamo in 3 in quel ruolo, però il principale è che siamo 3 ragazzi bravi e chi giocherà cercherà di fare il meglio per la squadra. Senti, per chiudere e per tornare alla partita, un secondo tempo arrembante, insomma la meritavamo questa vittoria, meritavamo di portarla a casa. Ma dal secondo tempo sì, ma direi anche del primo tempo abbiamo cercato di giocare, anche se abbiamo trovato un po' di difficoltà. Penso che loro hanno avuto 2 occasioni, noi secondo tempo abbiamo fatto solo noi la partita e alla fine secondo me siamo stati premiati.